l'acqua della Pisga e venga, continuava a prendere il 13 la bottiglietta. E ti sei mangiata anche i panini della Pisga, anche quelli avevano il 13. No, ne ho mangiate, me ne ha portato lì, avevo fame, mi girò la testa e uno gliel'ho rubato. Abbiamo visto che hai fatto. Allora no, Raffa. Aspetta, scusa il microfono mio. Raffa, sì sì, un attimo, sono persa. Io devo premiarti perché hai vinto l'MVP, cioè il Malta VIP, MVP. E quindi hai la fortuna, puoi mostrarlo alla telecamera, di aver vinto... Non sei tu che canti però. Sì, sì. È un mio CD autografato con le mie canzoni inedite, perché spero le ascolterai solo tu. Chiederò al Signore di diventare sorda. Cioè, io ti vedo già un po' commossa e le lacrime. Sì, ne valeva di terrore però, perché... Cioè, dimmi... Ma anche la copertina, non so, Breda, inquadra bene, fai... Cioè. Dai Raffa, due parole sulla giornata di oggi, oltre ad avermi visto un giorno in più, e che questo ti farà sempre più... Hai visto? No, è stato bello tutto, l'ambiente, giocare con ragazze che insomma conosci di vista, vecchie amiche, vecchi compagni di squadra, e anche l'atmosfera di festa, il pubblico, le tifoserie tutte insieme... È figo, penso che insomma il movimento abbia bisogno di questo entusiasmo, perché a parte parentesi negative ci sono società serie che portano a termine gli impegni e che si stanno impegnando con tutti i mezzi per portarli a termine, ci sono giocatrici che fanno le professioniste e che ci tengono, e quindi insomma tifosi che ci seguono e che soffrono con noi, e quindi penso che oggi insomma non cancelliamo i problemi che ci sono, ma gioiamo insomma delle cose belle che la pallavolo ci regala a tutti quanti. Grazie mille. Una persona seria ogni tanto. Ogni tanto, ripetiamolo. Ciao.